primo tempo molto bello. Poi al di là del rigore, diciamo anche l'ingenuità di Piccini, forse qualche 20 metri, 30 metri indietro rispetto al primo tempo. Sì, sicuramente il Sassuolo ha sicuramente determinato la posizione dell'abbassarci, nel senso che oggi il Sassuolo era in difficoltà, sicuramente sapevamo, gli ho detto ragazzi, vedrete, non dobbiamo correre il rischio di abbassarci troppo, cioè vuol dire che gli attaccanti quando ricevono palla devono tenerla e fare in modo che riusciamo a salire, perché oggi credo che il Sassuolo sotto di 2-1 qualcosa rischierà, quindi ci terrà, come è normale che sia, vicino alla nostra area. Noi dobbiamo essere bravi a non schiacciarci troppo. Però abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, in generale abbiamo fatto una buona gara, dal mio punto di vista, però come al solito, tu che conosci molto meglio la realtà di Spezia, anche oggi abbiamo regalato qualcosa che questa squadra non le merita, è già forte di per sé, perciò insomma sarebbe stato meglio non regalare niente, ecco. Diciamo che su tutti e tre i gol c'è. Qualcosa da rivedere. Sui primi due sicuramente, dai. Sui primi due sicuramente, perché terzo magari è un colpo un po' così. No, colpe non ne ho, responsabilità non ne ho. No. Oggi è la squadra che ha perso, cioè non do responsabilità, ho detto semplicemente che dobbiamo, se vogliamo ambire a posizioni differenti, dobbiamo smettere di regalare all'avversario. È successo sabato scorso, è successo la domenica prima, perciò insomma credo che il Sassuolo non abbia bisogno di regali, e quindi mi sarebbe piaciuto giocarmi la partita senza commettere insomma questa ingenuità e basta. Non pensi che questo punto sia un problema proprio di limiti di alcuni giocatori, più che di, perché per esempio sul primo gol, cioè forse non ci siano dei giocatori che forse in questa categoria cominciano a essere un po', cioè a fare un po' a pugni in questa categoria, perché certi errori in B ti vengono puniti immediatamente, non c'è spazio. Ma naturalmente oggi il mestiere dell'allenatore è lavorare con gli uomini che ha a disposizione, quindi oggi questi sono i miei ragazzi, devo tirare fuori il meglio da loro per quello che ho. Continueremo a lavorare, ecco, continueremo durante la settimana a cercare di farli crescere, perché sicuramente qualche giocatore deve crescere tantissimo e quindi di conseguenza, come diceva lei prima, oggi se non sei al passo con la categoria fai fatica e quindi poi concedi troppo e ti punisco. Scegli complessivamente la migliore partita di questo. La miglior partita? Sì, ci può stare. Come avete visto abbiamo affrontato il Sassuolo senza pensare che loro erano primi in classifica, io dovessi fare delle barricate, io dovessi assolutamente. Oggi la mia idea del calcio è quella di provare a giocarmela con tutti. Oggi dico abbiamo perso da vincenti, cioè vuol dire che abbiamo provato a vincere. Poi posso vendere, posso vincere, questo fa parte del calcio. Però lo spirito che la squadra ha mostrato mi è piaciuto molto, sicuramente per la prestazione mi dispiace non aver raccolto niente, ecco, questo mi dispiace. Non lo so, adesso i numeri li guardo, ma sicuramente non siamo messi bene da quel punto di vista, questo sì. Cioè lì che mi sembra un problema, io lavorare lì anche. Assolutamente sì. Vai a depauperare un capocannoniere che segna. Esatto, parole sante, guarda, sfondi un portone, oggi ho detto e ripeterò, che se vogliamo bisogna che la casella dove c'è scritto gol subiti e si vede, perché se continua a salire non è quella la strada per che al di là dei limiti che possono esserci anche nei singoli, però sembra proprio che quando la palla è là anche questi passaggi all'indietro a volte il portiere che deve rinviare, cioè sembra che scotti la palla quando è da quelle parti, cioè mi ha dato proprio questo. Sicuramente non vedo quella tranquillità che ci dovrebbe essere. Manca anche questo. Hai ragione nel dire questo. Non so se scotti la palla. Questi ragazzi fanno i calciatori. Oggi credo che questo è il loro mestiere. Però effettivamente vedo un'apprensione che con molta semplicità secondo me non dovrebbe esserci. Però naturalmente è dall'inizio dell'anno e questi ragazzi subiscono. E puoi giocare la difesa 4, puoi giocare la difesa 5. Comunque l'errore avviene, l'errore a volte
non viene punito e a volte viene punito, oggi è stato punito e quindi di conseguenza può perdere la partita. Ecco, un Pilk ha ritrovato tra le note 10. Sì, Thomas ha fatto un'ottima gara, mi è piaciuto sia il dinamismo, lo spirito di come ha interpretato, di come ha interpretato la partita. Mi è piaciuto poco. Ha fatto un gran gol, ha fatto un gran movimento di sacrificio. Metterò presente per il futuro sicuramente. Ecco, ora chiaramente bisogna cercare di fare punti con Novara, sempre il solito discorso, insomma, perché siamo un po' nel limbo, no? La distanza tra playoff e playoff ancora, è un po'. Esatto, ancora sei lì che vivacci, di qua, di là, è normale che adesso la partita in casa con Novara dobbiamo provare a vincere, no, non sarà facile perché sai benissimo la pressione che c'è quando giochiamo al picco, quindi sarà una partita anche quella al cardio parlo. Buonasera mister, mi scusi. Prego. Volevo chiedere, ma nel secondo tempo la sua squadra non si è chiusa un po'? È la stessa domanda che mi ha fatto prima il collega, ho risposto che soprattutto nei primi minuti sapevamo della veemenza della Sassuolo e ci può stare che purtroppo si indietreggia. Non aveva possibilità tattiche di... Me la dica lei allora. Allora, io più giocare con due attaccanti, cioè non è che posso mettere otto attaccanti davanti per non subire il fatto che mi abbasso. Succede quando una squadra è in difficoltà, il Sassuolo è stato bravo ad alzare il baricentro e a schiacciarci. Oggi noi dovevamo essere bravi a tenere la palla lassù. Oggi i nostri attaccanti, in quella circostanza, soprattutto nei primi 20 minuti, quando gli arrivava la palla, non dovevano avere fretta nel giocarla, ma dovevano essere bravi a tenerla nei piedi, riuscire a far salire la squadra. Ecco là che poi il baricentro si alzava. Se ogni volta che la palla veniva di attaccante ritornava subito in difesa, non avevano il tempo neanche di salire i nostri difensori. Perciò ci sono stati questi 20 minuti iniziali dove il Sassuolo ci ha tenuto là e tra gli errori nostri e la bravura di loro ci sta, ci può stare. Musacci era munito, era un giocatore che era a rischio di scollefio perché lo vedevo. E allora l'avevo fatto una scelta, sinceramente l'uscita era quella di Porcari e non quella di Musacci. Però ragazzo, quello che mi ha fatto vedere era le proteste, il nervosismo, era rischio squalifica, perciò ho detto no, aspetta, metto dentro uno magari che ha meno qualità di lui, però piuttosto che rimanere in 10 me la gioco fino alla fine perché sotto di un gol me la voglio giocare fino alla fine, poi magari l'ho persa come è successo, però... Beh, la palla volo ce l'ha avuta, ce l'abbiamo avuta la palla per fare il 3-3, non è avvenuta, perciò non ho niente da rammaricare per questa partita, ce la siamo giocata, ripeto, oggi ce la siamo giocata. Poi succede che nel calcio esistono anche le sconfitte, grande ingenuità, oggi quella palla non si fa mai scegliere, non si fa mai scendere, si attacca con l'atto di testa, oggi ha giocato il difensore, io in area di rigore non facevo mai scendere quella palla, l'attaccavo di testa. Cucini un po' questo sulla Cucini, fase difensiva deve migliorare ancora perché c'è Cristiano sono spiccate in fase di possesso eccellente direi quando c'ha la palla nei piedi, deve migliorare nella fase difensiva, oggi lui deve migliorare come difensore, non certo quando c'ha la palla nei piedi, c'ha una forza, c'ha una gamba incredibile, perciò lì deve migliorare, quindi oggi a lui servirà l'esperienza perché gli errori fanno parte dell'apprendimento. Perciò di conseguenza oggi quando Piccio rivedrà la partita e lunedì la faccio rivedere capirà l'errore dove sarà stato. Grazie mister. A voi. Grazie. A voi.